Venezia, Casa Circondariale Santa Maria Maggiore. Qui opera la cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri, impegnata nell'inserimento lavorativo di persone detenute. Sono attive una serigrafia, in cui vengono stampate a mano borse e magliette di propria creazione, e un laboratorio di recupero e riutilizzo di PVC e materiali di riciclo per la produzione di articoli di pelletteria e accessori unici, unici e originali con il marchio Malefatte. Siamo a Santa Maria Maggiore, nel carcere maschile di Venezia, nel laboratorio di serigrafia. In questo laboratorio si stampano magliette, borse per diversi clienti che possono essere dai musei alle scuole, a privati, qualsiasi tipo di azienda, cliente che si rivolge a noi può ordinare quantitativi, medio, grandi, piccoli di borse, appunto di magliette. In questo laboratorio lavorano, oltre a sottoscritto, che diciamo si occupa della gestione più che altro, che non della produzione vera e propria, lavorano dai 2 ai 3 detenuti a seconda della loro esperienza, nel senso che abbiamo giovani, tra virgolette, come esperienza che iniziano a imparare e persone che magari hanno un percorso più lungo e che quindi portano avanti la parte più produttiva e vera e propria. Il nostro sistema, diciamo, prevede una formazione iniziale e un raggiungimento di una autonomia, diciamo, progressiva fino ad avere un contratto di lavoro vero e proprio con una busta paga. Questo, diciamo, il progetto appunto prevede di portare all'interno del carcere una realtà esterna e quindi di dare dei riferimenti lavorativi ai detenuti, anche degli schemi, degli orari, oltre che il fatto di lavorare e di stampare delle borse o delle magliette in sé o di imparare una tecnica, più che altro fare un percorso di ritorno alla normalità, quindi abituarsi a delle regole, a delle mansioni, degli impegni, degli obiettivi da conseguire sostanzialmente. Il clima, l'ambiente qui è molto accogliente, è bello, insomma si cerca di restare compatti come una famiglia, parli delle cose quando c'è la pausa, 10:30 c'è la pausa, si beve caffè, si fuma una sigaretta, insomma si parla, si fa, credo come tutti i lavori, no? Dove c'è la pausa. Io fortunatamente c'ho ancora una famiglia che mi sta dietro, ho dei bambini piccoli, bambini fratelli piccoli che ho cresciuto io come i miei figli, no? E li vedo ogni settimana, questo qua ti dà forza nel poter recuperare la fiducia che poi gli hai tolto, ecco. Questa è un po' la mia situazione, io guardo la mia situazione, non guardo la situazione di altre persone. Io devo scontare una pena che non è poca, dunque questo lavoro mi serve, ho chiesto di poter lavorare qui. L'istituto, il penitenziario qui mi conosceva già da molto tempo, sono conosciuto, sfortunatamente ho avuto i miei problemi, sono ancora molto giovane, ho 28 anni a maggio. Spero a 30 anni di essere fuori con un lavoro, con una famiglia come tutti, però nel momento sono qua, fortunatamente Mattia mi ha dato la possibilità di poter restare qui dopo il primo mese, questo vuol dire che funziono. Chiaramente c'è una valenza anche, diciamo, il piacere che possono avere i detenuti di uscire dalla cella e fare un'attività lavorativa. C'è l'aspetto economico che può essere sempre importante, utile, e c'è comunque appunto questa idea di avere un percorso che porti a ricercare di tornare a una normalità sostanzialmente, quindi un lavoro come strumento di ripresa di una vita normale e anche come possibilità
diciamo, una volta fuori, sia di avere una piccola autonomia economica, sia di non, diciamo, di non abituarsi a un ritmo di vita che purtroppo dentro al carcere è abbastanza noioso, abbastanza, c'è molto tempo, c'è sempre voglia di fare, ma non sempre c'è la possibilità di fare quello che si vorrebbe o comunque di fare delle attività interessanti. Io mi ritengo fortunato, fortunato perché questo posto di lavoro non è da tutti. Non è da tutti e quando entri qui ti rendi conto di che capacità puoi avere e di non averle sfruttate al meglio fuori, perché se ce le avevi anche fuori queste capacità forse erano nascoste, però tirandole fuori così puoi riscoprire te stesso dentro come sei e te ne accorgi quando inciampi ancora. L'importante è che ti rialzi, capito? Inciampi, ti rialzi, però non puoi inciampare per 30 anni, perché poi alla fine di concreto in mano non hai niente, hai le mani sporche di che cosa? Non lo sai neanche tu, perché annusi le mani, ti senti un odore che non è tuo, non appartiene a te. Questo odore te lo devi lavare, te lo devi togliere. Io faccio questo. È necessario un atteggiamento, diciamo, a partire dal rispetto dei colleghi, dei superiori o comunque di tutte le persone che stanno attorno, e anche il fatto di dover avere, cioè di non avere più il tempo da perdere, ma il tempo da occupare per produrre. Diciamo, magari sembra brutto, però avere una scadenza, dover rispettare un impegno, dover stare attenti a quello che si fa, rispondere anche degli errori che si possono fare sul lavoro. Diciamo sì, ci sono molte sorprese anche appunto in persone che magari inizialmente non hanno mai fatto nessun tipo di lavoro di questo tipo, ma in certi casi anche nessun lavoro, diciamo, regolare. E quindi direi di sì, poi tanti si affezionano anche al lavoro, al laboratorio, alle persone e anche dopo si rimane in contatto. In altri casi magari meno, però sì, dopo adesso non lo so se, come dire, riusciamo a cambiare le persone, però diamo una possibilità. Se una persona vuole cambiare, la possibilità ce l'ha. Il lavoro noi crediamo che sia l'opportunità più grande che i detenuti possano avere, appunto, per rimettersi in gioco, sia a livello individuale, quindi per riscoprire delle risorse che non sapevano tante volte neanche di avere e che nello sperimentarsi in un'attività nuova, in un sistema anche di relazioni che implica il rapporto di lavoro con i colleghi, con gli operatori esterni, riscoprono delle qualità che non conoscevano di se stessi, oppure riacquisiscono fiducia in se stessi tante volte e scoprono di potersi rimettere in gioco legalmente nel momento in cui riusciranno dal carcere. Il lavoro è sì una modalità del trattamento e quindi tende alla risocializzazione, così come il dettato normativo e costituzionale ci indica. La pena non è soltanto un castigo, ma può essere anche un momento nel quale il soggetto si rivede interiormente e quindi può trovare al di dentro delle forze, delle energie nuove, diverse, che non sapeva neanche di avere.
quando vedono le nostre borse indosso a qualcuno, loro si emozionano, perché dicono allora è vero che quello che io faccio viene comprato, viene vissuto davvero, no? E quindi il collegamento con il mondo reale assume proprio una materialità che i racconti non sono sufficienti a dare. Ecco. Il detenuto può quindi spendersi non solo da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista manuale e anche da un punto di vista di relazione con la propria famiglia, perché il lavoro chiaramente, quel poco che guadagnano all'interno del carcere, per loro è fondamentale poter dare qualcosa fuori alle famiglie, anche un piccolo contributo che possono dare dal lavoro che si può fare all'interno con le cooperative, può rappresentare anche quella forma di riscatto e di far partecipare alla famiglia, comunque, che comunque si è presenti anche nella famiglia, anche stando lontani. Le difficoltà sono sempre tante e quindi è importante testimoniare l'importanza che per noi ha portare avanti i progetti che avviamo. E questo vuol dire crederci, vuol dire cercare risorse, vuol dire insistere laddove c'è bisogno di farlo e vuol dire anche a volte chiamare terze persone a testimoniare dell'importanza di quello che si fa. A volte è più efficace un terzo che dice sì, è vero, questa attività funziona, piuttosto che essere i soli testimoni, diciamo, del funzionamento. Ecco. Per quanto riguarda quindi il detenuto che lavora, è più gestibile dal punto di vista della sicurezza. Ovviamente chi lavora, infatti se dovessimo fare una stima statistica, quasi tutti i detenuti che lavorano non sono rapportati a livello disciplinare, il che significa che hanno una certa responsabilità anche dal punto di vista comportamentale. Per umanizzare la pena, quindi, era il primo passo, è stato fondamentale far entrare le cooperative sociali, quindi il privato sociale, quindi il libero cittadino, la persona che si è voluta spendere per aiutare, per cercare di capire le problematiche di queste persone che avevano fatto compiuto comunque dei reati, cercando di mettere delle proprie energie per cercare per portare degli strumenti all'interno del carcere che già esistevano, ma in modi diversi, soprattutto con persone diverse, quindi non più con la divisa, ma da civili, verso un percorso, diciamo così, all'interno del carcere di ripresa di questa ricerca delle proprie potenzialità o risorse per poterle poi cercare di sfruttare all'esterno. Nei rapporti con le persone le sorprese sono sempre dietro la porta, ecco, sia in termini positivi che negativi, ma diciamo mi piace ricordare di più quelle positive, per cui abbiamo incontrato nella nostra esperienza tante persone che all'inizio del percorso con noi sembravano poco motivate, poco vogliose di impegnarsi veramente e che poi strada facendo invece hanno proprio scoperto qualcosa di nuovo e questo si è visto nei rapporti, si è visto anche nel lavoro stesso, insomma, nella qualità del lavoro che hanno saputo dare. We'll be right back.
lavoriamo il PVC, che sono striscioni pubblicitari che noi riadattiamo, insomma, quindi recuperiamo materiale usato. Diciamo che in questo momento storico sono in 5, però normalmente siamo in 7. Ecco, gli addetti sono 7 che girano qui. Alcuni sono fissi, alcuni sono invece in un periodo di formazione. Beh, io sono ancora in un periodo di apprendistato dove sto ancora imparando come si fanno le borse, insomma. Mi piace, è una maniera, diciamo, per uscire dalla routine di tutti i giorni, di stare qua. Scendere giù, comunque sia, stacca. È una maniera di staccare un po' dalle giornate. Ed è una maniera, diciamo, per costruirmi una cosa differente a quella che facevo fuori. Rimane qualcosa, cioè la sera quando vai a dormire comunque ti senti di aver fatto qualcosa, di aver occupato questo tempo in maniera utile, diciamo, non averlo buttato del tutto via. Questo è il mio primo lavoro regolare in questo laboratorio e mi fa piacere queste cose. Insaputi, imparato, mi ha fatto imparare cose belle, non sapevo mai fare. Mi fa piacere questo, perché mi servirà sicuramente in futuro questa cosa. Questo lavoro, tutta cosa faccio qua. Importante sì, che c'è un lavoro che passa anche tempo così. Anche psicologicamente qua si sente meglio, perché vedi di più persone, vieni volontari ogni tanto qua. Viene civile da fuori, vede, parli, lui porta sempre notizie fresche, qualche da aria pulita. Qua in cella stai, tutte cose le stesse. Sempre stai in cella, stesse persone, stesse cose, sempre uguale. Qua non si cambia niente, ma qua in lavoro invece tutto si cambia. Non è che ogni giorno si cambia, ma meglio qua. Rimane qualcosa nella giornata. Non è solo il mangiare, il dormire, il giocare a carte, una certa. Le giornate si riducono. Per quanto corte diventano, sono comunque infinite. Mentre così c'è meno stress, dormo meglio la sera. Diciamo, questo è un carcere circondariale, per cui le pene sono molto brevi. Noi abbiamo difficoltà anche a formare le persone affinché imparino, siano produttive. Molto spesso escono ancora prima di aver finito il percorso di apprendimento, quindi diciamo che il cambiamento ho potuto notarlo solo in alcuni casi, perché molti sono passati veloci. Qualcuno che ha avuto poi anche la possibilità di fermarsi nel territorio, cioè una volta uscito da qui si è fermato nel territorio e ho potuto anche monitorare, insomma, il suo percorso, e devo dire che comunque è un percorso fatto di successi ma anche di fragilità, perché le fragilità, quelle rimangono sempre e uno deve sapersele gestire, ecco. Quindi i risultati ci sono, però su 100 ce n'è uno, insomma, giusto per fare un po' un raffronto così. Però il nostro lavoro è quello di indicare una strada a tutti, no? La strada che noi ti indichiamo è chiara ed è questa: fatica, lavoro e soddisfazione. E poi noi tiriamo la freccia, tendiamo l'arco, poi la freccia va dove va. Tutto sta alla persona se vuole cambiare, io credo. Questa è un'opportunità, insomma, ti insegnano un mestiere che poi fuori è una base, diciamo, per avere una vita differente, abituarti a una vita normale. Io credo. Poi si vedrà, solo il tempo mi dirà se porta frutti o no questa cosa. Importantissimo qua, lavoro, tempo passi. Anche tu, a tempo che meglio in cella stare, lavori, fai utili cose per te stesso, psicologicamente stai bene, vedi persone altre, anche guadagni, qualcuno che non ha soldi, per esempio, e guadagni per mangiare, per comprare sigarette, per comprare altre cose. Ma qua, piccola carcere, qua pochi lavorano persone, c'è tanti che non hanno soldi. Lavoro da 2 anni e 2 mesi. Sì, sì, il mio lavoro mi piace. Secondo me è una cosa più importante di tutte. Per una persona, soprattutto che ha una condanna un po' di lunga, per avere un lavoro. Quando le persone vengono qua, io cerco, diciamo, di metterle un po' in difficoltà, ecco, nel indurle
a fare uno sforzo, ecco, no? Di apprendimento e anche di buttare nel lavoro le proprie capacità che magari non hanno sviluppato. Quindi inizialmente è un lavoro difficile per loro sicuramente, però mi rendo conto che molti riescono a fare un gradino e avere anche quindi un tornaconto e una soddisfazione personale, no? Nel dimostrare a se stessi che non sono soltanto degli spacciatori o delle persone che hanno avuto difficoltà nella vita, ma sono anche persone ricche di qualcosa che qui riescono a esprimere. Poi fuori è tutta un'altra storia, da quando escono, voglio dire, perché finché sono qui sono bravi, si impegnano. Poi fuori ci sono tanti altri stimoli che ritornano e quindi questo è un po' il limite del lavoro in carcere, no? Finché sei qui tutto bene, poi fuori conosci le stesse persone, le stesse compagnie, insomma. La strada ce l'hai già segnata, quella di un tempo. Quella nuova è tutta da inventare. E se avrò possibilità, forse inizio a lavorare con la cooperativa fuori, quando esco. Se no, non so, torno, ho intenzione di tornare a casa mia, a Serbia, e dopo vediamo. Adesso ho possibilità anche di guardare in futuro in lavoro. Perché prima, come so, non è la prima volta dentro il carcere. Prima non lavoravo mai, sempre le stesse cose pensavo più o meno. Conoscevi gente più grande di te. Adesso primo lavoro questo. Guardi in futuro, poi anche lavorare, non fare altre cose. Il detenuto che fa un lavoro vero e non una semplice occupazione di tempo riacquista una sua dignità perché si sente utile. Anche lo stipendio è importante perché se prima chiedeva i soldi a casa, adesso è lui che sostiene la famiglia, riscoprendosi così figlio, padre e marito. Inoltre il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento penitenziario, che ha come obiettivo la rieducazione e la risocializzazione del detenuto, per mettere in pratica l'articolo della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Per questo è necessario che si tratti di un lavoro produttivo, gratificante e in particolare remunerato.